Si giocherà tutto in Parlamento sull'emendamento proposto dai parlamentari irpini riunitisi sabato pomeriggio a Palazzo Caracciolo. Il capoluogo dovrà rimanere alla provincia che accorpa, aventi i requisiti minimi stabiliti dal Consiglio dei Ministri. Questa è la logica della chiara strategia che naturalmente richiederà un sostegno da entrambi i rami del Parlamento. Insomma, un percorso lineare quanto difficile, sia per le disposizioni del ministro Patroni Griffi che per la certa opposizione dei parlamentari sanniti. E da qui potrebbe partire la fase di ostruzionismo affinché si allunghino i tempi e arrivare alla scadenza del decreto fissata al 6 gennaio. A giorni ci sarà un incontro con i capigruppo del Senato e con il segretario del PDL Angelino Alfano, assicura il presidente della provincia Cosimo Sibilia. Nella settimana prossima chiederemo un incontro ai capigruppo del Senato perché il provvedimento è stato incardinato al Senato e quindi il suo iter parlamentare comincerà al Senato per manifestare rispetto a questo provvedimento, la nostra completa non condivisione. Ho trovato la piena disponibilità dei colleghi, poi saranno loro a dare e a dire i riscontri successivi a quello che io sto dicendo, ma credo che rispetto a un provvedimento irrazionale come questo, che crea solo problemi, non riduce le spese, io insomma, insieme ai colleghi crediamo di dover fare nell'iter parlamentare che inizia credo la settimana prossima, il massimo per cercare di arrivare ad una soluzione della questione. Una cosa è la spending review e i tagli della spesa rispetto a paese, e una cosa è un riordino normativo e ci vogliono riforme costituzionali, altrimenti questo governo per la prima volta, per quanto convinto, Patroni Griffa ha fatto una cosa che assolutamente deve rimediare perché non ha né testa e né coda. Sul banco degli imputati la Regione Campania, rea secondo i parlamentari irpini di non essere intervenuta prima per impedire di arrivare a questo punto. Ottimista l'esponente dello scudo crociato Francesco Pionati. Margini per recuperare questa situazione ci siano se continuiamo a fare il nostro dovere, noi da una parte e voi dall'altra. Sono ottimista perché c'è stato un eccesso di furbizia. Quando si è troppo furbi, alla fine ci si impicca con le proprie mani. I cittadini però lamentano un po' di ritardo d'azione. No, ma i cittadini devono capire, loro hanno perfettamente ragione i cittadini, ma devono anche capire che purtroppo a fronte di questo governo, che non è un governo politico, quindi è un governo che non risponde a logiche che sono, prima ho parlato di logiche di cuore, no, a logiche che devono essere logiche di per se stesso. Questi sono dei tecnici dove 2 più 2 per loro fa 4, anche sbagliando spesso i conti. E purtroppo il governo salta spesso il Parlamento ponendo la questione di fiducia, e questo è il problema. Quindi si dice, quando invece c'è un governo politico che deve rispondere, al territorio, io penso non ci sarebbe mai stata una cosa simile. Quindi i cittadini hanno ragione a lamentarsi, però anche noi abbiamo avuto le mani legate sia al Senato che alla Camera, perché nel momento stesso in cui il governo pone la questione di fiducia, il Parlamento è saltato. Onorevole Rotondi, quali le azioni da mettere in campo adesso per salvare Avellino Capoluogo? Ma ci sono molte azioni che devono essere svolte dalla eccezione di costituzionalità al potere di emendamento della Camera dei Deputati. Non dimentichiamo che in fondo è stato solo il Senato a far passare, la Camera ha ancora la possibilità di intervenire. Speriamo che questo possa avvenire. Io sarei per una soluzione più radicale, cioè per non convertire il decreto, perché ritengo che sia sbagliato e ritengo che abbiano delle buone ragioni anche i cittadini di Benevento. Per cui non si può passare dall'abolizione delle province alla scelta fior da fiore, questa sì, quella no. Lei si sente ottimista? Prudente. In contemporanea al summit in provincia, il sit-in che ha coinvolto centinaia di cittadini riuniti dal comitato Avellino Capoluogo e rappresentanti di diversi comuni irpini, tra cui i sindaci di Morra de Sanctis, Nusco, Teora, Sant'Angelo dei Lombardi, Capriglia e Lioni, con Rodolfo Salzarulo. Dobbiamo necessariamente alzare la voce e farci sentire perché è solo l'ultimo in ordine di tempo questo reato contro la logica che si sta commettendo, perché non tutti lo sanno, i giornali non lo dicono in maniera sufficiente, perlomeno i giornali nazionali, la televisione nazionale non lo dice in maniera corretta, dicono Avellino protesta perché gli scippano la provincia. No, sarebbe sbagliato questo. Sarebbe sbagliato questo. Noi stiamo protestando per un reato contro la logica, cioè Avellino ha i requisiti per restare come provincia. Benevento si aggrega ad Avellino e per una differenza di 4-5 mila abitanti Benevento diventa il capoluogo. Questo significa che tutti i
i servizi connessi con la provincia si trasferiranno a Benevento. Se Avellino ha i criteri per restare provincia e Benevento viene aggregata ad Avellino, che sia così e che non ci sia il capoluogo messo a Benevento.